Libero Cinema in Libera Terra, 10 anni di impegno culturale contro le mafie, un'esperienza che quest'anno ha delle caratteristiche particolari e che comunque ha una sua storia di cui bisogna trarre un bilancio. Sì, 10 anni di impegno, di responsabilità e soprattutto di strada, perché in questi 10 anni abbiamo fatto 80.000 chilometri, 150 tappe, proiettato decine di film, tutti sui beni confiscati alle mafie o nelle piazze delle località dove l'infiltrazione mafiosa è più forte. Con la convinzione che attraverso la cultura, attraverso il cinema, che è l'arte più democratica che esiste, noi possiamo contribuire all'aumento della consapevolezza, all'aumento della consapevolezza e dell'impegno democratico per riportare i diritti a tutti i cittadini, anche chi non sa di averli. Le mafie sono dentro di noi, ma perché è così difficile riconoscerle e come il cinema può aiutare a vedere questa malattia che è dentro la società? Beh, un cinema che ponga domande, interrogativi, dubbi, che non ci lasci un pensiero che è un qualcosa d'altro, ma qualcosa che c'è vicino, diventa importante e fondamentale. Abbiamo avuto alcuni film che hanno graffiato nelle coscienze, che hanno stimolato anche le persone a mettersi in gioco, a impegnarsi, a prendere coscienza che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi e che noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento. Allora, l'arte, il cinema hanno una forza grande. Abbiamo avuto dei grandi registi nel passato, ma anche recenti, che ci hanno dato una mano a fare tutto questo. Far conoscere ai bambini soprattutto il cinema, c'è anche qualche disegno di legge perché il cinema diventi materia di insegnamento nelle scuole. Ecco, far conoscere ai bambini il cinema significa affinare il loro spirito critico, affinare la loro capacità di comprensione e quindi anche la finalità di avere cittadini migliori, cosa che dovrebbe essere la finalità della scuola. Il cinema può contribuire fortemente e quindi il merito di Cinemovel è veramente importantissimo culturalmente ma anche socialmente. Colori, emozioni, brandelli di cinema di tutte le epoche per raccontare un impegno contro la mafia. Un artista cosa può metterci di più in questa impresa civile che coinvolge Libera e coinvolge tantissimi italiani? Ci può mettere la passione e anche, io direi anche lo sguardo e anche l'orecchio, perché una cosa interessante che ho sentito andando molto in questi territori confiscati alle mafie e parlando quindi con i ragazzi di Libera, mi hanno trasmesso veramente un'energia che è fondamentale per il mio lavoro e quindi che si è coniugata alla passione, quindi tutte queste cose qua mi danno forza per continuare questa cosa qua. L'esperienza di campi estivi, state liberi nei beni sequestrati alla mafia, non solo, un'esperienza che si sta diffondendo e crescendo anche in interazione con questa rassegna straordinaria di cinema contro le mafie. Assolutamente, è un'esperienza che quest'anno è in forte crescita è la richiesta di partecipazione, di impegno, di protagonismo di tanti giovani e non solo nel paese, e per noi è importante dare spazio a percorsi come questo di Libero Cinema in Libera Terra, perché sono grandi strumenti per noi di veicolare messaggi, cultura, responsabilità e di costruire un'immagine delle mafie spesso romanzata e alterata. C'è anche un modo sbagliato di raccontare e di raccontare attraverso il cinema e la fiction la mafia. Qual è quel modo sbagliato? Il modo sbagliato è quello delle costruzioni delle fiction, dove il messaggio che passa è che essere mafiosi conviene, che si diventa ricchi, che si può esercitare il proprio potere. La televisione italiana negli ultimi anni ha fatto di queste produzioni, che da un punto di vista secondo me dovrebbero essere censurate per pornografia. Luigi Sturzo nel 1900 disse che la mafia aveva i piedi in Sicilia ma forse la testa a Roma, 1900, e poi una impressionante profezia quando Sturzo disse che sarebbe risalita sempre più forte e più crudele verso il nord fino ad andare oltre le Alpi, una profezia. E allora noi è da secoli che parliamo di mafie.
con stima, riconoscenza a quanti sono fortemente impegnati oggi, a quanti hanno perso e hanno contribuito, hanno perso anche la vita per tutto questo, ma anche con la forza di dire che qui bisogna voltare veramente pagina, che non bastano delle leggi scritte, bisogna scrivere dentro le proprie coscienze innanzitutto.